Salve a tutti e benvenuti in un nuovo video. Oggi vedremo come utilizzare i blocchi personalizzati per la tecnica del single frame. Iniziamo! Qualche video fa ho mostrato quella che viene chiamata tecnica del single frame, una tecnica che andrebbe utilizzata per rendere i nostri progetti scratch più fluidi e leggeri. Il video, per chi se lo fosse perso, lo lascio in evidenza. Vi consiglio di andare a vederlo se ancora non l'aveste fatto. Bene, in quel video, oltre a mostrarvi come Scratch ridisegna lo stage dopo che vengono eseguiti alcuni tipi di blocchi, vi mostro anche che questo fatto, quando non viene gestito bene, va a rallentare le nostre animazioni consumando spesso la memoria senza che realmente serva. Quindi vediamo come i blocchi personalizzati ci vengono in aiuto per risparmiare memoria e evitare di fare refresh inutili. Ho spiegato nello scorso video come si utilizzano i blocchi personalizzati, quindi anche in questo caso andate a vedervi il video se non l'avete già fatto. Per capire quello che faremo oggi è importante che sappiate quello che ho mostrato in questi due video. I blocchi personalizzati, oltre a permetterci di riutilizzare i nostri script, ottimizzando quindi lo sviluppo di un progetto, hanno anche una funzione molto importante legata proprio al concetto di single frame. Vediamo quale. Creiamo un blocco personalizzato, quindi altri blocchi, crea un blocco e lo chiamiamo esempio, perché tanto stiamo facendo appunto solo degli esempi. Apriamo le opzioni, vedete in basso come ultima opzione c'è una voce da selezionare: esegui senza aggiornamento dello schermo. Vedete, la posso selezionare o deselezionare. Cosa significa questa voce? Significa proprio quello che abbiamo letto. Se non dovessimo selezionare questa opzione, il nostro blocco di codice personalizzato verrà eseguito normalmente con tutte le pause e i refresh dopo i cicli. Questo perché utilizzare un blocco personalizzato ci può servire per vari motivi e non per questo dobbiamo rinunciare alle animazioni sullo stage. Ma se selezioniamo questa opzione, possiamo fare in modo che lo stage venga ridisegnato solo quando abbiamo finito di eseguire tutti i blocchi del codice che formano il nostro blocco personalizzato. Quindi, considerando che Scratch ridisegna lo stage dopo ogni ciclo, se dovessi avere delle animazioni impegnative e in contemporanea il bisogno di fare dei calcoli matematici utilizzando dei cicli, possiamo fare i calcoli matematici in un blocco personalizzato da richiamare. Selezionando questa opzione in questo modo, la memoria non farà refresh inutili per delle operazioni che non richiedono un'animazione grafica. Quindi vediamo un veloce esempio. Selezioniamo qui l'opzione e facciamo ok. Bene, questo lo lasciamo adesso un pochino in disparte e vediamo il nostro esempio. Vi mostro un esempio un po' stupido, giusto per rendere l'idea. Prendiamo due variabili, A e B. Quindi A crea variabile B. Ok. A conterrà un numero casuale che va da 1 a 1000. E B invece dovrà essere incrementata a partire da 0 fino a un massimo di 1000 utilizzando un ciclo e dovrà essere confrontata con A, che è appunto un numero casuale, in modo da scoprire di quale numero casuale si tratta. È un esempio completamente fine a se stesso, ma dovrebbe rendere l'idea. Quindi, variabile A, variabile B, all'avvio devo dirgli che vale un numero casuale. Quindi zoomiamo un pochino. Quando clicco sulla bandierina verde andiamo a dire che A deve valere un numero a caso, quindi numero a caso tra 1 e diciamo 1000, mentre B invece deve valere 0. Ora facciamo un ciclo di massimo 1000 ripetizioni, perché tanto A potrà valere massimo 1000, e incrementiamo B. Quindi controllo, ripeti 1000 volte e gli diciamo per ogni ciclo cambia B di 1, quindi da 0 sarà 1, 2, 3 fino a 1000. Dopo ogni incremento controllo se le due variabili sono uguali, quindi controllo se che cosa? Operatori, mettiamo un operatore di uguaglianza, se A è uguale a B. Cosa succede? Se A è uguale a B abbiamo trovato i due numeri uguali e quindi fermo tutto.
Quindi, alla fine del programma, qui sullo stage avremo le due variabili che conterranno lo stesso numero. A conterrà un numero scelto a caso e B conterrà lo stesso numero di A, perché l'avremo incrementata finché i due numeri non si saranno rivelati uguali. Ora, vediamo, bandierina verde. Perfetto, i due numeri sono uguali. Quasi in tempo reale viene mostrato il valore di B uguale a quello di A, proprio perché B parte da 0 e si ferma quando raggiunge il valore di A. Bene, facendo così non si nota niente, sembra tutto immediato. Ma se io invece di scegliere un numero che va da 1 a 1000, scegliessi un numero che va da 1 a 1 milione, cosa succederebbe? Proviamo, scriviamo qui 1 milione invece che 1000. 1 milione e qui ovviamente dovremo incrementare di massimo 1 milione di volte. Quindi avviamo il programma e vediamo cosa accade. Ecco qua, avete visto? Ora, ovviamente, ci è voluto più tempo per raggiungere il numero casuale e abbiamo potuto vedere la variabile B incrementarsi fino al raggiungimento del suo obiettivo. Perfetto! E se io ora mettessi questo sistema dentro un blocco personalizzato attivando l'opzione che evita il refresh dello stage se non alla fine dello script? Vediamo cosa succede. Prendiamo il blocco che abbiamo creato prima, che si chiama esempio. Vedete, ce l'abbiamo qui, lo possiamo richiamare esempio. Se vi ricordate, abbiamo selezionato proprio l'opzione per non aggiornare lo schermo. Quindi mettiamo lo script sotto il blocco. Ripeti 1 milione di volte. Bene, richiamiamolo e avviamo il programma per vedere cosa succede. Quindi esempio lo mettiamo qui, lo richiamiamo e questo sarà quello che verrà fatto. Avviamo il programma. Ecco qui, vedete? I valori delle due variabili sono cambiati contemporaneamente, o quasi. Perché questo? Proprio perché lo stage non è stato ridisegnato dopo ogni ciclo. Se io faccio tasto destro sul blocco, vado su modifica, opzioni e tolgo la spunta su questa opzione, ok, se vado ad avviare il programma, come vedete, ecco qua. Il programma si comporta come se non usassimo il blocco. Ci fa vedere la variabile che si incrementa e questo fa ridisegnare completamente lo stage ogni volta. Ma vi rendete conto? Potrebbe arrivare a ridisegnare lo stage fino a 1 milione di volte. Una cosa che consumerebbe molta memoria e non servirebbe a nulla. Invece, se modifico di nuovo le opzioni, quindi modifica, opzioni, seleziono di nuovo l'opzione, ok, bandierina verde, come vedete i numeri cambiano immediatamente. Quindi raggiungo lo stesso scopo ridisegnando lo stage una sola volta, e cioè quando finisco di eseguire tutto lo script del mio blocco personalizzato. Benissimo, questo è un esempio un po' estremo e un po' forzato, ma che rende abbastanza bene l'idea. Vediamo ora come sfruttare questa tecnica se dobbiamo fare delle animazioni. Faccio in modo che il mio gattino muovendosi sullo stage faccia un disegno. Ora prendete per buono lo script che creerò, anche questo è un esempio. Se vi spiego come funziona lo script perdiamo il fulcro del discorso. Io voglio che il gattino disegni una spirale sullo stage, quindi questi script non ci servono più, li posso buttare. Ecco qua. Ora, per disegnare quello che vogliamo, il nostro gattino per forza di cosa deve fare un'animazione. Quindi ho bisogno intanto di una variabile da far partire da 0, quindi porta A o B indifferente a 0. Poi voglio che il gattino si trovi all'avvio del programma nella posizione 0,0, che punti in direzione 90. Poi dobbiamo usare la penna, quindi pulisci lo metto come primo elemento, e poi penna giù. E ora creo un ciclo di 100 ripetizioni, controllo, ripeti 100 volte. Ora, dentro questo ciclo creo l'animazione per disegnare la spirale, quindi andiamo sulle variabili e gli dico cambia la variabile A di 0.2 per ogni ripetizione. Poi movimento, fai passi, quanti passi? A passi, e poi gli diciamo movimento di ruotare, ora ribadisco, prendetelo per buono, deve ruotare di, operatore di somma, 120 più A, tutto quanto, diviso 20. Ok, poi gli diciamo penna, usa penna di colore A, e poi usa penna di dimensione A.
In questo modo io creo un'animazione che mi disegna una spirale piccola. Quindi proviamo, qui nascondo le due variabili che non servono, bandierina verde, il nostro gattino ci disegna una piccola spirale. Perfetto, esattamente quello che volevamo realizzare. Però lo stage, siccome qui abbiamo fatto 100 cicli, per realizzare la nostra animazione è stato ridisegnato 100 volte. Proviamo quindi ora a realizzare sì l'animazione, però ottimizzando i refresh con la tecnica del single frame. Vediamo come fare. Qui abbiamo 100 ripetizioni in un ciclo, ripeti 100 volte. Ora, noi sappiamo che 100 è uguale a 20 per 5. Siamo tutti d'accordo su questo. Bene, quindi se io inserisco all'interno del ciclo un altro ciclo, quindi controllo, ripeti, lo metto così, e qui scrivo 20 volte e qui scrivo 5, farò 20 volte un ciclo che mi porterà a un altro ciclo da 5 ripetizioni. Quindi otterrò alla fine sempre 100 cicli totali. E infatti se clicco sulla bandierina verde ottengo la stessa identica animazione, compreso di sgommata. Per evitare la sgommata facciamo penna e gli diciamo penna su alla fine. Ecco qua, così non abbiamo più neanche la sgommata. Comunque, l'animazione è la stessa, ottengo sempre 100 cicli. Benissimo, non abbiamo ancora ottimizzato niente, abbiamo solo scomposto un pochino gli script. Ora vediamo un po' come possiamo smontarli in modo da ottimizzare le prestazioni. Io quello da 5 volte lo metto sotto il nostro blocco personalizzato. Ricordatevi, il blocco personalizzato ha l'opzione selezionata per non ridisegnare lo stage ogni volta. E ora dentro il ciclo da 20 metto il blocco per richiamare il nostro blocco personalizzato. Quindi ripeti 20 volte, richiami esempio, esempio farà 5 ripetizioni dove prenderà forma l'animazione e il disegno. Vediamo un po', avvio, cosa accade? Perfetto! Ho ottenuto una spirale identica a prima. L'animazione effettivamente è leggermente più veloce, ma il disegno è identico e l'abbiamo ottenuto facendo ridisegnare lo stage solo 20 volte invece che 100. Ed è per questo appunto che l'animazione è un pochino più veloce. Immaginate, abbiamo fatto soltanto un quinto delle ripetizioni totali che avremmo fatto senza utilizzare questa tecnica e quindi abbiamo utilizzato solo un quinto della memoria per arrivare a un risultato molto simile che in alcuni casi può essere esattamente identico. Ovviamente se andate a disabilitare l'opzione per ridisegnare lo stage dal blocco personalizzato, ridisegnerete lo stage dopo ogni ciclo, quindi sia dopo ogni ciclo qui che dopo ogni ciclo qui, e quindi saranno ancora 100 refresh totali. Quindi certe volte la tecnica del single frame va utilizzata per eliminare completamente l'animazione, come abbiamo visto prima, mentre certe altre volte può essere utilizzata per ottimizzarle, in modo da mantenere l'animazione ma non andare a sprecare memoria. Accidenti, abbiamo usato un quinto della memoria che avremmo utilizzato altrimenti, non è poco. Vedremo nei progetti futuri come utilizzare questa tecnica con criterio per migliorare le nostre animazioni contenendo gli sprechi di memoria. E con progetti futuri intendo una serie di video per fare un platform, visto che me l'avete chiesto in tanti. Bene, se avete delle domande potete scrivermi nei commenti, altrimenti contattarmi sulla pagina Facebook. Se il video vi è piaciuto vi chiedo di lasciare un like e di condividerlo sui vostri social. Se ancora non l'avete fatto iscrivetevi al canale ricordandovi di attivare la campanella per essere sempre aggiornati sulle nuove pubblicazioni. Noi ci vediamo al prossimo video. Un saluto a tutti!